Ciao a tutti ragazzi da Anthony Explosive Man. Ecco, è da tempo che lo facevo video da un po' di mesi, forse anche un po' di quattro. Un po' di giornate un po' brutte, ecco. Non vi dico altro, mi faccio annoiare i miei discorsi quotidiani, ecco. Sono su Left 4 Dead 2, magnifico gioco horror. E comunque sto filmando nuove edizioni e spero che vi divertirò. Ecco, adesso sono deficiente qua davanti. Ecco, mi è un po' il culo nella porta. Ecco, giustamente uno vomita, lo spitta deve rompere le palle, giustamente, ce l'ho sempre io. Aspetta, spero qualcuno. No, non so. Ecco, uno già terra, uno già terra. Poi sono in online comunque. Ho scaricato il gioco e ci sto giocando anche in online in un modo hackerano con Garena. Vabbè, adesso non mi interessa Garena. Quello siamo. Oh, neanche lo guardate, è morto. Sono morto da paura. Povero sfigato. Ecco adesso. Ma il team. Meno male, mi ha salvato. Ecco adesso qualche deficiente. Guarda, questi deficienti. Adesso qua comincia a guardare sta bomba. Sono morti. Scappa, cazzo vi scappate, tanto dovete pure crepare, no? La vita qui. Ah, è morto. La vita è questa, con che i zombie che vengono che scappano contro dagli umani, come si fa? Vabbè, sul contrario. Tutti pieni di sangue. Che bello. Tocca il naso. Allora l'orecchio sembra sotto cazzo, dai comunque. Sì, quelli che mi guardano alle finestre. C'è l'impressione che spucca qualcosa, non so, boh. Tanto sento così. Sta prima. Aspettate, che in una finestra può beccarmi, lo troppo vicino. Cadi! Volare! Ecco quello lì, guarda il letto. Chissà che pezzo. Chissà che. Che cammina? L'ha allagato. Cioè, non doveva cadere. Vabbè, comunque. È caduto dopo. Ok. Mi posso curare? Mi rompo le palle mentre mi corro, non si può. Mi crepi, rincoglionito. Oh, adesso prendo un antidolorifico. Ecco, porco fico, perché l'antidolorifico è un fico. E quindi basta. Mi ha rotto le palle. Scendiamo le scalette, tutto il fuoco, tutti arrostiti. Come il pollo. Da quello lì. Che efficiente. Sai un po' sui rincoglioniti. Ecco, qua. Non lo faccio passare, sono tutto americano. Beh, stavo dicendo che qua c'è un po' di massacro. Ecco, qua un po' di massacro un'altra volta e basta, però. No, togliti di dosso. Proboniculata, togliti di dosso. Ecco, dall'influenza di sto cazzo. Dai, sei intrappolato, sì. Insomma, mi sta molestando, aiuto. No, qualcuno me la tocchi, porco. Pervertito qua. Che cosa del cazzo c'è io. Lo posso una bella donna, no, efficiente. Oh mio Dio, arriva il ciccione. Ciccione in arrivo. Ecco questa netta con le picchiate. Dai, testa di cazzo, dai, morite. Mi sparo nella zia che non la vedete. Dai, ecco. Invontato da nessuno che aveva la febbre. Un po' di febbre, e vabbè. Non arriva a 40 o 41. Mi stanno rianimando. La croce manca. Che c'era? Potevano anche chiamarlo Mister. Cioè, non lo so. Boh, nome di merda. Dolore del gioco. Okay. Poi gli ho sprato le palle. Sempre se ce l'ha. Sì, no, ce l'ha ancora. Quella che sta pregando. Quella ferma con l'ash. Però vuole ammazzarmi. La lasciata da questo. Dove è andato? Ui, sì. Ah, ecco, sta arrivando. Ha i mani. Un po' di mano. Sembra che zoppica. Arriva sto ascensore prima di mezzanotte. Molto gentili, molto ma molto molto gentili.
Sto prestando tiro, non so, mi sono trattato. Quella pronta con la granatina verde. Sembra tipo la cacca di cane. La piscia di qualcuno. O piscia di zombie, tipo, all'incirca. Rapide boomer. È sempre cazzato sto boomer, non lo so. Ecco, si apre. Ecco. Minchia, non. Oh ma. Che mira! Che mira! Sogno questi scimmietti, tutti ammazzati con i calcoli renali. Ma che picchiano l'arma? Se non si che se picchiano l'arma è strano così, ma. Se picchiamo l'arma, come si fa? Questi picchiano l'arma, come si pestano l'arma. Questa povera arma, non era da pressa prima del tempo. Altrimenti la potevo perdere. Eh sì, apro la porta e chiudo, lascio morire dentro. Che bello, molto divertente. Mi stanno staccando qui dietro. Sì. Buongiorno. Sì. Mi ha fatto fuori. Può stare anche 5 secondi, però non mi fa niente, no, no, sto perché è preso solo. Sì, il tuo salvatore. Oh, che bello, poverino. Spero qualcuno lo faccia fuori. Oppure devo farlo fuori io dopo. La prossima volta. La prossima volta che viene battuto morirà. Perché devi mettere le corna? Non lo so ogni volta. Cioè, devi morire, questo non capo questo ti poteva dire, cioè, subito, subito, devi morire, punto. Sempre te. Sempre te. C'è una volta che non mi rompi le palle. Ecco, un bel fucile. È d'oro? No, è d'oro sembra. Ah no, scusa, mi sembrava me dalla luce. Infatti, non è d'oro. Oppure sì, che non ho capito io. Sembra tipo forgiato da loro. Cosa vuol dire? Ok, con la zoppica io sto crepando lì. Voglio sempre morire in qualche modo. Prima che crepo. Ecco, è il deficiente che sta là. L'ho detto io. O ce l'ho io. O meglio lui proprio. Vabbè, che non lo lì. Ok, non si vede una minchia. Ecco quello che ha infuocato, che c'è il fuoco, sì. E c'è un tizio che volava. Non so da dove proviene, ma volava. E così fa la canzone. Volare! Guarda quello, ecco. Cioè, stava in cui io non sapevo andare. Entra nella stanza sicura. Entra. Mi dai lei? O mi dai tu? Ecco, mi ha vomitato. Ma chi? Ma dov'è? Ma dove poi? Ecco, vedo tipo dei leoni che mi passano vicino. Capisco una che brutti poi sono. Quello verde fanno ancora più schifo quando sono normale la visuale. Mi ha schivato, Pierla. Ecco, la mia visuale sta rincoglionendo. Già ho la sensibilità un po' alta. Perché mi. Cioè, neanche mi ha preso. Cioè, neanche mi ha preso e fa sta cazzata. Va, no, si ha preso e cade. Poverino. Ecco, adesso. Sarò io a farlo fuori? No. Solita spiga. Apri, chiudi. Zitto, vai. Chiudi, apri, chiudi, fai incoglionire. Oh. Ah, io sonno. Quello no, e faccio schifo il cazzo. È stato. Vabbè, ciao ragazzi.